Ripeti, ripeti, ripeti. Presidente, ma come cazzo che dormi? Viva la benedizione, viva la... Cercati qua, la nostra bici è... Grazie, scusate il disturbo, un grazie a tutti voi per la pazienza, per l'attesa. Io sono Donnando, parroco della sezione, dammi una mano Fabio, peggio mio, San Bernardino Realino a Lecce, ora pro nobis. Quindi una benedizione a tutti voi, ma amici, non si benedicono i caschi, si benedice colui che li indossa. Non dico semplicemente niente di più, niente di meno, se non questo: siate spirito libero, tagliate il vento, portatevi appresso le persone che amate, soprattutto nella mente e nel cuore, perché così facendo perderete un secondo della vita e non la vita in un secondo, va bene? Quindi tanti tanti auguri. Signore, ti ringrazio per il dono della vita, che fa la rispetti sempre, in me e negli altri, evitando avventure prive di senso e di responsabilità. Fa che, tolto il casco, chiunque possa leggere sul mio volto la gioia e l'amore che viene da te. Grazie della passione per la motocicletta che mi avvince, che fa lo stesso impegno ed entusiasmo e non mi manchino anche per tutto ciò che è bello, vero, giusto e santo. Signore, come ogni raduno al quale partecipo ha il suo fine, traguardo, fa che la mia vita non resti senza significato, ma sia sempre orientata verso te. Fa che nei nostri incontri costruiamo l'amicizia e lo spirito di corpo, siano leali e altruisti, testimoniano tutti gli altri valori che rendono piacevole la convivenza umana: il rispetto, l'emulazione, la fratellanza, la cooperazione, la non violenza. Ti prego, Signore, di darmi la padronanza della moto che guido, come pure la padronanza di me stesso, perché non mi lasci mai vincere facilmente dal male, ma lo vinca sempre facendo unicamente il bene. Mi affido a te, oh Signore, e ti prego di proteggermi nel pericolo per intercessione di San Gabriele dell'Addolorata. Amen. Allora, io prima di benedire, chiaramente devo anche onorare gli amici della sezione San Bernardino Realino con un piccolo segno. Questa è una moto realizzata in legno, interamente realizzata in legno, ecco. Mi raccomando, male male, ni la scaccia un capo a qualcheduno, va bene? E questa invece è la croce benedetta per la vostra nuova sede. Tanti tanti auguri, ed ora... Alzate tutti i caschi in aria. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare nuovi mezzi di trasporto, per edificare luoghi adatti per l'incontro fraterno e la condivisione, come questo raduno. Benedici, Signore, tutti i partecipanti di questa famiglia qui presenti, perché sperimentino, dopo ogni tragitto o viaggio, la solidarietà, la gioia, la libertà e l'amicizia sincera. Fa che i conducenti di queste moto e i proprietari di questi caschi, nei vari percorsi di lavoro o di svago, operino sempre con perizia e prudenza, per la sicurezza e l'incolumità di tutti, avvertendo accanto a sé la tua continua presenza. Benedici, Signore, inoltre questi caschi, perché questi tuoi figli avvertano sempre sul proprio capo e soprattutto nel loro cuore la tua mano paterna che li protegge, li guida,
li accompagna nel cammino della vita. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Le gocce di acqua non arriveranno ovunque, ma la benedizione sì. Quindi che Dio vi benedica, vi custodisca da ogni male e vi conduca alla vita eterna quanto più tardi possibile. Auguri! Bene, detto questo, io vi voglio chiedere solo un favore. Voi che avete, veloce, voi che avete una vita già bella allenata, voi che siete capaci di sfidare la strada su due ruote, io ho giocato pure con la bicicletta. Questo giovane che ho accanto a me, domani verrà consacrato diacono e poi sacerdote. Vi facciamo un applauso a Carmelo, eh? Beh, detto questo, ragazzi, tanti auguri, scusate il ritardo. E Dio vi benedica. Ancora buona passeggiata. Ciao, ciao. E intanto, signori, vi aspettiamo tutti al Bar Garden.